diamo anche inizio a questa cerimonia. Faremo prima lo scoprimento della lapide, poi dopo la tavola rotonda, quindi sarebbe d'obbligo fare una piccola presentazione di questo evento che ci accingiamo a fare. Prego, prego, cerchiamo di fare. Siamo a 32 anni dalla morte di Achille Lauro e può sembrare insolito una celebrazione, una ricorrenza, scoprire anche una lapide ricordo che non sia un evento pieno, un evento 50 anni, 30 anni, 40 anni. Noi non vogliamo ricordare queste cose, questi eventi così significativi, ma l'evento che noi stiamo celebrando si lega alla presentazione di un libro che finalmente dà merito all'opera di un uomo che è vissuto, come ben sapete, a cavallo del secolo scorso fino al 1982. Dopo 32 anni finalmente il comandante Tobia Costagliola ha realizzato, ha dato alle stampe un libro che ha per titolo La flotta che visse due volte, ed è un libro molto affascinante perché segue tutta la vicenda imprenditoriale di Achille Lauro. E quindi noi legandoci a questo evento, oggi proprio che presenteremo questo libro, abbiamo voluto anche dare con l'amministrazione comunale un significato tangibile qui in questa strada dove Achille Lauro è nato. Achille Lauro è nato in una casa che si trovava dove adesso c'è questo fabbricato moderno. Col terremoto è stata gravemente danneggiata e quindi anche la casa è stata ricostruita. Mettere una lapide vicino a un palazzo così nuovo di un imprenditore del secolo scorso sarebbe stato un po' anacronistico, per cui abbiamo preferito sistemare la lapide all'inizio della strada, in un posto abbastanza eccentrico che quanto prima sarà anche restaurato a cura dei proprietari, perché è un suolo privato e il comune non può intervenire a restaurare le facciate dei fabbricati privati. Quindi noi con il proprietario abbiamo convenuto che questa parete sarà restaurata e sarà risistemata. Non era il caso, non si è potuto fare in questo momento. Sulla fine Lauro parleremo poi immediatamente sopra nella sala consiliare, e quindi chi è interessato a conoscere l'opera di questo imprenditore che è nato a Piano, ripetiamo, perché molti dicono ma che c'è zecca Piano? La fine Lauro è nato a Piano di Sorrento. Da Piano di Sorrento a 13 anni è partito per il suo primo viaggio come mozzo per punizione, poi è ritornato molto amareggiato per tutta la vicenda che ha vissuto in questo primo viaggio, ha frequentato l'istituto nautico, si è diplomato e poi dopo ha dato inizio alla sua vicenda di imprenditore. Fino